Torna l'allarme microcriminalità a Sciacca dopo lo scippo messo a segno ieri pomeriggio in via Caricatora ai danni di una donna di 70 anni. Proseguono le indagini dei carabinieri nel tentativo di risalire agli autori del gesto. Un allarme criminalità che riguarda anche la provincia di Agrigento, anziani nel mirino dei malviventi e anche in altri comuni. E i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato i controlli con posti di blocco e perquisizioni. In vista della nuova seduta del Consiglio Comunale di Sciacca arriva dal consigliere Simone Di Paola l'invito alle forze del centro-sinistra ad allargare la platea sociale e politica a sostegno dell'amministrazione Valenti. Ospedale di Sciacca, superata abbondantemente anche quest'anno la soglia delle 500 nascite, il reparto di ginecologia del Giovanni Paolo II, grazie all'incubatrice neonatale, si evita il trasferimento ad Agrigento di neonati in difficoltà. Fervono i preparativi a Sciacca per la Sagra della Solidarietà che si svolgerà il prossimo 19 dicembre. Grazie alla collaborazione di scuole, club service e associazioni si punta ad aiutare le famiglie in difficoltà. Sport calcio, nella netta vittoria dello Sciacca che allo stadio Gurrera ha superato per 3-1 il Real Menfi nel derby agrigentino del girone A di prima categoria. I Saccensi restano al comando della classifica con 2 punti di vantaggio sul Cinisi. Bentrovati, la cronaca in apertura di questa edizione. Proseguono le indagini dei carabinieri nel tentativo di risalire all'autore o agli autori dello scippo messo a segno ieri pomeriggio in via Caricatore ai danni di un'anziana che mentre stava percorrendo a piedi l'arteria è stata avvicinata da qualcuno che le ha scippato la borsa facendola cadere a terra. Tanta paura per la donna soccorsa dai militari dell'arma, trasferita poi in ospedale per gli accertamenti. Sentiamo. Torna l'allarme in città, soprattutto tra gli anziani, dopo lo scippo messo a segno ieri pomeriggio in via Caricatore nel quartiere della Marina. Una donna di 70 anni, da poco uscita dalla chiesa di San Pietro, stava percorrendo a piedi l'arteria, quando ad un certo punto è stata avvicinata da uno o più individui, non è ancora chiaro se ad agire sia stato un singolo soggetto o due o più persone, che le hanno scippato la borsa facendola cadere a terra. Era ancora sotto shock quando è stata soccorsa dai carabinieri della locale compagnia. Per lei si è reso necessario il trasferimento in ospedale, dove è stata sottoposta alle cure dei medici del pronto soccorso. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze, ma lievi ferite e contusioni. All'interno della borsa c'erano alcune decine di euro, oltre agli effetti personali. Le indagini dei militari dell'arma, agli ordini del capitano Marco Ballan, proseguono a 360 gradi nel tentativo di individuare l'autore o gli autori del gesto che, immediatamente dopo lo scippo, si sono dileguati per le vie e i vicoli del quartiere. Si cerca di acquisire quante più informazioni possibili, anche se l'anziana chiaramente non ha saputo fornire una descrizione dettagliata di chi l'ha avvicinata, scaraventandola poi a terra, essendo stata colta da dietro e in un orario in cui ormai c'era buio. Al fine di tutelare proprio le fasce più deboli della popolazione, in occasione del periodo delle festività natalizie, i carabinieri intensificheranno i controlli con pattuglie anche in borghese e a piedi, sia in centro storico sia nelle zone periferiche. Naturalmente, alla popolazione anziana viene rivolto l'invito a evitare di percorrere da soli zone o strade poco frequentate, soprattutto nelle ore serali. Un allarme criminalità, quello degli ultimi giorni, anche a fronte della rapina messa a segno ai danni di un'anziana ravanusa che i carabinieri del comando provinciale di Agrigento stanno fronteggiando, intensificando i servizi di controllo del territorio, diversi posti di blocco e le perquisizioni effettuate nel fine settimana. Sentiamo. Non solo lo scippo a Sciacca, anziani nel mirino dei malviventi anche nel resto della provincia di Agrigento e cresce l'allarme criminalità.
A Ravanusa i carabinieri sono sulle tracce del responsabile della rapina messa a segno all'interno dell'abitazione in pieno centro storico di un'anziana che è stata strattonata per impossessarsi di una banconota di 50 euro che era appoggiata su un mobile prima di dileguarsi. Potrebbe trattarsi dello stesso malvivente che qualche ora prima aveva tentato di introdursi all'interno dell'abitazione di un'altra pensionata. Come è successo in passato alla vigilia delle festività natalizie, torna l'allarme e criminalità in provincia di Agrigento e i carabinieri del comando provinciale hanno predisposto e già fatto partire dallo scorso fine settimana un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato a 4 arresti e 2 denunce. Numerosi posti di blocco, ma sono state effettuate anche diverse perquisizioni nei confronti di soggetti sottoposti ad obblighi e prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Le manette sono scattate per un operaio 34enne di Agrigento che era sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia ed è stato invece beccato da un posto di blocco. Altro arresto è stato effettuato nel territorio di Favara nei confronti di un bracciante agricolo di 47 anni, residente in provincia di Messina, nei cui confronti pendeva un'ordinanza di detenzione domiciliare per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Sempre a Favara è stato arrestato un commerciante del posto di 57 anni per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, i militari dell'arma hanno rinvenuto all'interno dell'abitazione di un parrucchiere di Favara di 37 anni una dozzina di piante di marijuana, mentre a Realmonte è stato arrestato un operaio marocchino di 19 anni, beccato con un panetto di hashish e materiale idoneo a tagliare e confezionare le dosi di sostanza stupefacente. Durante i posti di blocco, diversi casi di automobilisti risultati positivi all'alcol test o sorpresi alla guida mentre usavano il telefonino. E adesso ci occupiamo di politica. Nuova seduta consiliare mercoledì a Sciacca con all'ordine del giorno il ripiano del disavanzo di amministrazione. Il clima politico è ormai rovente tra maggioranza e opposizione, ma oggi un'interessante riflessione arriva dal consigliere Simone Di Paola che al nostro telegiornale dichiara: occorre allargare la platea sociale e politica a sostegno di questa amministrazione. Un chiaro invito, quello che formula il consigliere Di Paolo alle forze politiche, si richiamano al riformismo e agli ideali del centrosinistra. Sentiamolo. Clima di scontro aperto e si profila un'altra seduta consiliare mercoledì dall'esito incerto. Dopo le evidenti difficoltà numeriche della maggioranza che sostiene l'amministrazione Valenti, emerse la scorsa settimana sia in prima sia in seconda convocazione. È il consigliere Simone Di Paola, oggi al nostro telegiornale, a dire la sua sulla situazione che si è venuta a generare. Il punto che abbiamo all'ordine del giorno è un punto squisitamente tecnico, che però ha un grande rilievo perché riallinea i conti del Comune, li mette in sicurezza e sblocca iniziative che sono importanti, ma mettendo tutti al centro l'interesse della città, che non può continuare ad assistere inerme ad un inutile braccio di ferro, ad una contrapposizione assolutamente stucchevole che boccia tutti agli occhi dei cittadini, perché non credo che nessuno ci stia facendo una bella figura. Sente, però la questione all'interno di questa maggioranza, se non si è in grado di assicurare i numeri necessari per rendere valide le sedute, allora occorre riconoscerlo apertamente come ha chiesto l'opposizione. Ma guardi, a parte che a me risulta che il sindaco abbia pubblicamente, proprio ai microfoni della sua emittente, dichiarato le difficoltà che allo Stato insistono all'interno della maggioranza e che me assolutamente sarebbe puerile negare. Ma lei pensa che il problema della città sia un problema numerico? Il problema della città è un problema di proposta politica, cioè è un problema politico, avere la visione lunga, offrire un governo in questi 3 anni che garantisca risposte forti alla città. Noi non possiamo accontentarci dell'ordinaria amministrazione, noi dobbiamo avere la capacità di stringerci intorno al nostro sindaco e di rilanciare l'offerta politica dicendo cose forti alla città, che cambiano il volto della città. Per Simone Di Paola la sfida deve essere quella di allargare la partecipazione, una posizione che chiaramente è finalizzata a suscitare un dibattito innanzitutto all'interno della maggioranza e dell'amministrazione e poi con le altre forze politiche e sociali. Abbiamo, secondo il mio parere personale, l'esigenza di
allargare la platea sociale e politica che sostiene l'iniziativa di questa maggioranza. Cioè dobbiamo tornare a parlare a mondi, a segmenti della società saccense che non possono non guardare al centrosinistra come riferimento certo, perché vede, la sfida di riunire tutti i riformismi non è una sfida che riguarda soltanto le vicende del Partito Democratico nazionalmente, ma ha un'attinenza anche nelle periferie dei territori. Unire tutte le forze, i soggetti che a diverso titolo si ascrivono all'universo riformista e progressista, deve essere una sfida, e in una città dove il centrosinistra governa questa sfida deve essere sentita ancora più forte. Poi è chiaro che la sfida va riempita di contenuti, cioè il tema deve essere come cambiamo questa città. Se il tema è come cambiamo questa città, non possono esserci soggetti che si esimono, che si tirano indietro. Però è singolare che questa sua considerazione arrivi in un periodo in cui invece il centrodestra ha iniziato a ventilare l'ipotesi di una mozione di sfiducia nel 2019 nei confronti di questo sindaco. Vabbè, questa la considero, come dire, una butade, una provocazione di cui avremmo francamente fatto a meno, non perché infastidisce noi, perché è chiaro che è una proposta che non ha nessun supporto né politico né numerico, buttata lì giusto per alimentare ulteriormente questo clima di contrapposizione.
Ospedale di Sciacca, superata abbondantemente anche quest'anno la soglia dei 500 parti, il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Sciacca e il primario Salvatore Incandela ad evidenziarlo al nostro telegiornale. Da alcuni mesi, peraltro, grazie all'incubatrice neonatale donata dall'associazione Capurro, si è evitato il trasferimento all'ospedale di Agrigento dei neonati con difficoltà. Ascoltiamo Incandela in questa intervista. Il 2018 deve ancora concludersi, ma il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Sciacca è stata già superata la soglia dei 500 parti l'anno. Lo evidenzia il nostro telegiornale il primario Salvatore Incandela. Sicuramente è stato un buon anno. Abbiamo con abbastanza tranquillità superato le famose 500 nascite, abbiamo già raggiunto credo anche i 600 e quindi l'anno è stato abbastanza prolifico, malgrado le statistiche dicono che sia a livello nazionale che internazionale c'è un decremento delle nascite. È stato anche un anno positivo per quanto riguarda la neonatologia. Sapete tutti che con la donazione Orazio Capurro siamo ormai in possesso di una incubatrice e questo ci ha permesso di effettuare anche meno trasferimenti di neonati verso l'Utin. È il reparto della vita che dà la vita e però è anche il reparto che affronta diverse emergenze, chiaramente in campo ginecologico. Da questo punto di vista, ecco, che tipo di lavoro è stato svolto? Ma il reparto di Sciacca non è per presunzione, però è un reparto, il reparto di ostetricia e ginecologia, un reparto che affronta tutte le patologie. Ha in atto un organico che può definirsi al completo, sia per ciò che riguarda il numero di medici che il numero del personale ostetrico e infermieristico. Forse ancora non ha raggiunto l'optimum per ciò che riguarda il personale OS o ausiliario. Però per tutto il resto proprio la completezza di questo personale, anche se pur ai livelli diciamo minimi, ci permette di assicurare quelli che si definiscono i livelli essenziali di assistenza, i famosi LEA, e quindi affrontiamo qualsiasi patologia sia in emergenza, urgenza-emergenza, sia anche in ordinaria programmazione. È chiaro che svolgiamo molte attività più per ciò che riguarda la patologia benigna e la patologia uroginecologica. Cerchiamo di trattare, diagnosticare al meglio tutta la patologia oncologica per poi o poter fare qui in loco i primi stadi di patologia o eventualmente trasferire, per come è giusto che sia, nei centri adeguati le patologie oncologiche chiaramente di terzo stadio, di stadio ancora più avanzato. Cambiamo argomento, la Giunta non risponde alle sue interrogazioni, il consigliere Benedetto Vassallo segnala la problematica all'ufficio ispettivo della Regione Siciliana. È l'ennesimo capitolo dello scontro politico a Ribera tra il consigliere di opposizione e l'amministrazione guidata da Carmelo Pace. Nella nota inviata all'ufficio ispettivo della Regione Siciliana si fa riferimento in particolare ad un'interrogazione presentata nello scorso mese di settembre. È relativa al piano amianto. Dopo 3 mesi nessuna risposta, evidenzia Vassallo, nonostante quello dell'amianto sia un tema molto delicato visto che il territorio è pieno di discariche abusive. Eppure, aggiunge, i comuni che avevano predisposto il piano amianto potevano attingere ad ingenti somme messe a disposizione dalla Regione per dare risposte a quelle che è una vera e propria emergenza ambientale e sanitaria. E proprio recentemente si è appreso che il comune di Santa Margherita Belice ha beneficiato di un finanziamento regionale di 200.000 euro grazie al fatto di avere tempestivamente approvato il piano amianto. A Ribera, conclude Vassallo, non si sa nulla e non si risponde neanche alle interrogazioni dei consiglieri. Fervono i preparativi per la Sagra della Solidarietà, che si svolgerà a Sciacca mercoledì 19 dicembre. Grazie alla collaborazione di scuole, club service e associazioni, si punta ad una iniziativa che possa contribuire a sostenere le famiglie in difficoltà. Sentiamo.
La sagra di Natale della Solidarietà si svolgerà mercoledì 19 dicembre dalle ore 18 alle ore 21 in piazza Angelo Scandagliato a Sciacca. Rientra tra le iniziative promosse dall'amministrazione comunale per le festività natalizie, ma ha una sua specificità e rilevanza perché mira a sostenere le famiglie in difficoltà. Per le note vicende legate alla mancata approvazione delle variazioni di bilancio, per il Natale 2018 il Comune non è in grado di assicurare il buono spesa garantito in passato alle famiglie in condizione di disagio economico e sociale. Si è pensato così di promuovere una manifestazione pubblica nella piazza Scandagliato che possa garantire di raccogliere una somma da devolvere in beneficenza. L'assessore Gisella Mondino già nei giorni scorsi al nostro telegiornale ha avuto modo di evidenziare il valore dell'iniziativa, ma soprattutto la grande collaborazione che è arrivata da parte delle scuole, dei club service e delle associazioni che operano in città nella fase progettuale ed organizzativa della sagra. E saranno le stesse associazioni a segnalare al Comune alcune delle famiglie bisognose. L'Istituto Amato Vetrano con l'alberghiero Molinari si occuperà dell'allestimento degli stand, delle preparazioni gastronomiche e della vendita del vassoio alimentare che sarà composto da prodotti salati e dolci, vino e frutta al prezzo simbolico di 3 euro grazie al contributo del Comune di Sciacca, delle cantine Sette Soli, del Consorzio Arancia di Ribera, dell'Associazione dei Panificatori Locali e dei Club Service della città. Una vera e propria gara di solidarietà, quella messa in atto da Comune, scuole, club service e associazioni, e mercoledì dalle 18 alle 21 si spera in una risposta altrettanto significativa dei saccensi e di quanti sono presenti in città per il periodo delle festività natalizie. Rientra nel programma delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Sciacca, assessorato alla cultura, l'incontro con l'autore che si svolgerà domani pomeriggio alle 17.30 all'interno della Sala Blasco del Palazzo Municipale, dove sarà presentato il romanzo Il Tappeto di Vincenzo Giuseppe Baldi. A coordinare l'incontro sarà il professor Enzo Randazzo che abbiamo intervistato. Professore Randazzo, cosa ci sarà domani pomeriggio in Sala Blasco all'interno del Palazzo Municipale di Sciacca? Presentiamo un bellissimo romanzo di Giuseppe Baldi che si chiama Il Tappeto. È un romanzo ambientato in Sicilia, ma un romanzo molto particolare perché Baldi è uno scrittore giovane, molto più giovane di me, di un ventennio, che ha partecipato a tantissimi premi letterari, tra cui il Navarro, risultando vincitore. Ed è uno scrittore un po' particolare perché si è occupato anche di teatro. Quindi è uno scrittore molto rapido, molto spigliato nel costruire i dialoghi, nell'intessere le figure, i personaggi, perché chi fa teatro sperimenta sul campo la necessità di questa efficacia e rapidità del dialogo, insomma, in qualche modo. Ma poi è uno scrittore anche attento ai dettagli, ai particolari degli ambienti, quasi uno scrittore di flaubertiana memoria, io direi, più un Flaubert dell'educazione sentimentale questo libro, Il Tappeto, che è un libro che si sviluppa, ma non voglio dire proprio tutto, anche sul filo della memoria poetica, in un ambiente che evoca i salotti della Palermo Bene degli anni 70, degli anni 80, ma nello stesso tempo sa di queste montagne dei nebrodi, dei paesaggi ricchi di sole, di umidità d'inverno, di nebbia, e quindi un particolare modo di rappresentare anche la nostra Sicilia. Continua il suo impegno culturale in questa città e in questo territorio. Sì, penso che insomma, stare in pensione a non per niente sia una cosa sconveniente per se stessi innanzitutto, e quindi egoisticamente io faccio qualcosa che mi piace fare. Ma spero che giovi anche a questi ragazzi, a questi giovani che intanto possono trovare interlocutori, possono trovare anche critici severi in qualche minuto quando è il caso, quando è necessario, persone che li stimolano, diano suggerimenti, diano apporti, perché la Sicilia ha bisogno di cultura, la Sicilia per rinascere e per poter costruire un'immagine che serva alla società globale di oggi, al mondo, ha bisogno di questo recupero della sua storia, della sua cultura, e soprattutto ha bisogno di volti giovani che parlino anche alle giovani generazioni, perché oggi con Web.2.0, Web.3.0, insomma, con la multimedialità diffusa e la rapidità del multitasking, è sempre più difficile leggere un libro.
E quindi la presentazione di un libro nella forma più moderna che noi cerchiamo di fare, anche non facendo delle presentazioni relazioni noiose, ma dei dialoghi, per esempio, così anticipo che questo libro sarà presentato in modo quasi interattivo, con una vasta partecipazione di interventi qualificati di un pubblico in sala che spontaneamente potrà intervenire, fare domande, porre questioni, dialogare quindi anche con l'autore, sperando in questo modo di non fare quel luogo comune per cui la letteratura è noiosa, per cui la letteratura è qualcosa da mettere in un angolo proprio da non poterne andare a meno, ma di riuscire a fare un romanzo, una letteratura, uno scrittore che possa veramente servire anche ai giovani e possa servire quindi in questo modo alla prospettiva di una società con la cultura. Open Day del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Sciacca, giovedì 20 dicembre alle 16.30, dalle 16.30 alle 19. L'iniziativa è rivolta agli studenti delle terze classi di scuola media e ai loro genitori e ha l'obiettivo di favorire l'orientamento degli alunni e di consentire loro delle scelte consapevoli e consone alle loro potenzialità. Durante la giornata sarà illustrata l'offerta formativa dell'Istituto che a partire dal prossimo anno scolastico si amplierà con due nuovi percorsi, scientifico STEM e scientifico biomedico. Sarà possibile inoltre visitare i laboratori locali di cui dispone il Liceo Enrico Fermi di Sciacca. La scherma va a scuola. I bambini delle classi terze del secondo circolo didattico Sant'Agostino hanno preso parte ad un progetto di promozione dello sport ed in particolare della scherma, curato dall'Associazione Sportiva Il Discobolo di Sciacca. Questa mattina gli alunni coinvolti hanno ricevuto degli attestati da parte della Federazione Italiana Scherma. Sentiamo. La scherma va a scuola. Questo è il titolo del progetto promosso dall'Associazione Sportiva Il Discobolo di Sciacca, accolto dal secondo circolo didattico Sant'Agostino. Gli alunni coinvolti delle classi terze hanno risposto positivamente agli stimoli proposti, allenandosi e imparando i fondamenti della scherma. Cosa hai imparato grazie a questo progetto? Ho imparato a fare scherma. E ti sei divertita? Sì, tantissimo. Pensi che continuerai a svolgere questa attività? Sì. Quindi ti sei appassionata? Sì. L'iniziativa fortemente voluta dalla Federazione Italiana Scherma, infatti la scherma va a scuola, per la promozione dell'attività sportiva della scherma, chiaramente. Però il concetto fondamentale è quella dell'educazione motoria in sé per sé, dell'acquisizione di determinate abilità tecniche che portano i nostri ragazzi a migliorarsi nella vita quotidiana, perché purtroppo oggi diciamo che con questo benessere i nostri ragazzi sono bravissimi con gli smartphone, con i tablet e così via discorrendo, ma molto meno nelle abilità motorie. Quindi questo progetto è proprio il miglioramento dell'attività motoria di base e poi, perché no, l'indirizzo alla scherma. Quanti bambini sono stati coinvolti nell'iniziativa e quali attività hanno svolto? Sono state quattro classi, sono state le classi terze interessate e hanno accolto benissimo l'iniziativa, non vedevano l'ora di fare palestra, di fare motoria. Il progetto a scuola di sport con la Federazione Italiana Scherma è un progetto che vede come partner la Kinder più Sport, che abbraccia i circuiti dei gran premi dei giovani, non solo con la scherma ma anche con altre attività. I ragazzi, i bambini sono stati interessati sin da subito alle attività, hanno iniziato con la motoria di base per poi passare all'attività specifica della scherma e diciamo che hanno benissimo accolto l'iniziativa che abbiamo proposto. È stato scelto di avvicinare i bambini non ad uno sport qualunque, ma ad una nobile disciplina che ha tanto da trasmettere ai giovani, aggiunge ai nostri microfoni il dirigente scolastico Emanuele Giordano. Noi abbiamo creduto fortemente a questo progetto, La Scherma va a scuola, che crediamo sia altamente formativo. Formativo perché la scherma, essendo una disciplina sportiva e non tanto un semplice sport, ci dà la possibilità di educare le nuove generazioni
relazioni, a quella che è l'autocontrollo, a quello che è, diciamo così, il rispetto dell'altro, a quello che è anche una sorta di ambizione ragionata che hanno i bambini. Quindi noi non ne reprimiamo, diciamo così, quelle che sono le ambizioni, quelle che sono le aspettative, ma facendo ciò, cioè facendo partecipare i bambini al gioco di squadra, di scherma, li educhiamo a un autocontrollo, al rispetto degli altri, al rispetto delle regole. E quindi questo è un progetto che noi intendiamo proseguire e continuare nel tempo per migliorare sempre l'offerta formativa della nostra scuola.
Domani mattina Santa Messa per le forze dell'ordine in preparazione del Natale alle ore 11 presso il Santuario del Santissimo Crocifisso di Siculiana, alla presenza delle autorità civili, militari e religiosi della provincia, delle rappresentanze di tutte le forze dell'ordine del territorio. La funzione religiosa sarà presieduta dall'Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro. Vuole essere un segno di vicinanza agli uomini delle forze dell'ordine e di soccorso che ogni giorno si adoperano per la tutela della pubblica incolumità e per la salvaguardia del territorio. Iniziative natalizie delle scuole, inaugurazione del presepe vivente dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sciacca oggi pomeriggio alle 16.30 al Plesso San Francesco, che potrà essere visitato fino a giovedì 20 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, il sabato 22 dicembre dalle 17 alle 20. Mercoledì 19 dicembre invece concerto di Natale dell'Orchestra Ensemble Scaturro e del coro del comprensivo Dante Alighieri alle ore 20 nella chiesa di San Michele. Venerdì 21 dicembre alla stessa ora nella chiesa Beata Maria Vergine di Loreto alla Perriera. Verrà presentato giovedì 20 dicembre alle ore 10.30 presso l'Auditorium Bonocore dell'Istituto Amato Vetrano di Sciacca il progetto Mangia Pesci e Più Sano Cresci, progetto che rientra nelle misure a favore della commercializzazione dei fondi europei per la pesca. Relazioneranno la dirigente dell'Istituto Caterina Mulè, il dirigente dell'Ufficio Territoriale di Sciacca del Dipartimento di Pesca Mediterranea Francesco Gagliano, la professoressa Stefania Firetto, referente del progetto Mangia Pesci e Più Sano Cresci, e il professore Giuseppe Grisafi, esperto di enogastronomia. Adesso i consigli sul libro da leggere. Mio caro Marwan, è l'inizio della lettera che un padre scrive al suo bambino di notte, su una spiaggia buia, con persone che parlano lingue che non conosciamo, i ricordi di un passato fatto di semplici sicurezze, la fattoria dei nonni, i campi costellati di papaveri, le passeggiate sulle strade di Homs si mescolano a un futuro incerto, alla ricerca di una nuova casa, dove nessuno ci ha invitato, dove chi la abita ci ha detto di portare altrove le nostre disgrazie. Un futuro di attesa e di terrore, che comincerà al sorgere del sole quando dovranno affrontare quel mare vasto e indifferente. Questa lettera è un grande atto d'amore e nelle parole che la compongono c'è la vita, speranza e paura, felicità e dolore. Impossibile non riconoscersi, non pensare che al posto di quel padre e quel bambino potremmo esserci noi. Impossibile non sapere che tutto questo comunque ci riguarda. Preghiera del mare di Khaled Husseini, edito SEM. Calcio, netta vittoria per lo Sciacca che al Gurrera ha superato per 3-1 il Real Memphis in quello che è l'unico derby agrigentino del girone. I neroverdi restano così in prima posizione con 2 punti di vantaggio sul Cinisi già battuto in avvio di stagione. Sentiamo. È andato all'Unitas Sciacca il derby agrigentino contro il Real Memphis. 3-1 il risultato finale, frutto delle reti di Pasquale Galluzzo, autore di una doppietta con entrambe le marcature su calcio di rigore, e di Libassi nel finale di partita. Per i belicini il momentaneo pareggio era stato siglato nel secondo tempo dal ghanese Fofanà. Una partita combattuta, quella a cui si è assistito il Gurrera, con i neroverdi che hanno sicuramente risentito delle numerose assenze tra squalificati ed infortunati. Gli ospiti invece, guidati dal mister Vito Alesi, hanno disputato un discreto incontro, segno che, con gli ultimi rinforzi centrati in chiave di mercato di riparazione, l'obiettivo salvezza non è più una lontana chimera. Grazie a questi importanti 3 punti, lo Sciacca mantiene la testa della classifica dopo 11 giornate del girone A del campionato di prima categoria. 2 punti di vantaggio sul Cinisi, che si è attestata in seconda posizione. A seguire tutte le altre, in particolar modo, in ordine di classifica, Palermo Calcio Popolare, San Vitolo Capo, Carini e Fulgatore, tutte racchiuse in 6 punti. Ottimo l'avvio di stagione per i ragazzi di mister Vincenzo Piazza, che giungono quasi al giro di boa con il miglior attacco, con la seconda miglior difesa, con una sola sconfitta e con il capocannoniere del torneo, Pasquale Galluzzo, autore di 14 reti fino a questo momento. Il torneo riprenderà dopo le feste, domenica 6 gennaio. Alla ripresa lo Sciacca sarà impegnato in trasferta sul campo del Resuttana San Lorenzo. Anche ieri al Gurrera da sottolineare la straordinaria presenza di pubblico, con circa 2.000 presenze e l'ottimo apporto, come sempre, degli ultras e della nuova guardia. Questi tutti i risultati di ieri.
Colomba Bianca, Resuttana San Lorenzo 1-3, Gibellina Fulgatore 0-0, Sciacca Real Menfi 3-1, Belmonte Mezzagno Cinisi 0-1, Carini San Giorgio Piana 3-2, San Vitolo Capo Mazzarese 2-1, Palermo Calcio Popolare Valderice 1-1. Mancano le ultime due giornate per completare il girone di andata di prima categoria. I neroverdi, oltre alla trasferta di Resuttana, attendono poi in casa il Fulgatore. Due turni fondamentali per testare le reali possibilità di promozione dell'Unitas Sciacca. Arti marziali e podismo, circa 150 gli atleti che hanno preso parte ieri al trofeo di Natale della Karate Judo Club di Sciacca. La Marathon Club invece ha vinto come società il campionato Biorec 2018, raggiungendo gli ultimi punti necessari ieri nella gara di Capaci. C'è un altro servizio. Successo ieri di atleti e di pubblico nella struttura Sicilia Sport della Perriera a Sciacca, dove si è svolto il 26esimo trofeo di Natale Città di Sciacca 2018, gara interprovinciale di abilità motoria ed esibizione di judo e karate, proposta dal sodalizio Karate Judo Club. Ne parliamo con Michele Catanzaro. Sì, ieri è una giornata bellissima all'insegna dello sport e della formazione dei ragazzi. Cinque società partecipanti: Polisportiva Gara Judo Club, Dance & Fitness Santa Elisabetta, Polisportiva Altare Menfi, Movie Urbati di Poggio Reale e Centro Sport Cescus Raffadali. Molti bambini che si cimentavano nel percorso di abilità motoria, molto entusiasmo da parte dei genitori e molta felicità anche nei ragazzi nel partecipare. Al di là dei risultati, come si è strutturata la giornata? La giornata è stata molto impegnativa perché abbiamo avuto la presenza quasi di 140 atleti tra i 5 comuni, quindi molta affluenza, molta voglia di fare e soprattutto molto amore per i ragazzi nel trasmettere, soprattutto a questi nuovi anche di Santa Elisabetta che venivano per la prima volta, di fargli appunto conoscere la nostra famiglia e come funzionano le nostre prime gare. Ci sono state anche esibizioni di arti marziali? Sì, ci sono state esibizioni di judo, ci sono state esibizioni di karate, tra l'altro ci sono state anche delle consegne per delle neo cinture nere di judo, quindi una piccola cerimonia dove il maestro Piazza ha esposto appunto il valore della disciplina e soprattutto anche il valore di quello che siamo noi. Per quanto riguarda la Karate Judo Club, tanti impegni anche per il prossimo anno? Sì, abbiamo chiuso questo 2018, adesso il prossimo anno ci attende come prima gara federale, giorno 27 gennaio, la fase regionale di Catà, ufficiale FIGICAM per tutte le categorie, quindi abbiamo degli elementi da ovviamente far già cominciare a testare il tatami regionale. Poi abbiamo sempre nel mese di gennaio la prima gara European Cup a Caorle. Quindi gara internazionale, quindi dove testerò un attimo il tatami per poi avvicinarmi a tutte le altre gare che ci sono. Volevo ringraziare il maestro Piazza per l'ennesima volta la riuscita di questa bellissima manifestazione. Volevo ringraziare anche i genitori e i ragazzi per come si sono appunto dimostrati in questa gara. La Marathon Club Sciacca, presieduta da Alberto Fieramosca, ha vinto il campionato BioRace Trofeo Pegaso Percorrere a CSI Sicilia Occidentale. Grazie alla costante partecipazione nelle gare, valide per il campionato BioRace, con il ragguardevole punteggio di 2.576 punti, la Marathon Club ha conquistato quindi la prima posizione nella classifica finale come società. Il campionato BioRace, giunto al 15° anno di attività, è tra le realtà sportive più amate della Sicilia. 12 prove nel 2018 e la Marathon Club ha partecipato a tutte le gare che si sono svolte. Ieri l'ultima tappa del campionato a Capaci, nel Palermitano. Oltre alla vittoria di società, nella classifica finale del campionato, nelle categorie di appartenenza, in base alle fasce d'età, 11 podisti che sono andati in premiazione. Si tratta di Luigi Giuliana, Mario Alba, Luciano Casandra, Vincenzo Guardino, Anna Nicolosi, Alberto Fieramosca, Leonardo Vinci, Gaspare Allegro, Calogero Lauretta, Pippo Turturici e Francesco Gennaro. Per la cronaca, nell'ultima gara di Capaci, la Marathon Club Sciacca era presente con 14 atleti e ha vinto 5 premi di categoria. Il migliore di tutti è stato Luigi Giuliana, terzo assoluto, seguito da Alberto Fieramosca e Mario Alba, arrivati rispettivamente quinto e sesto.
I premiati nelle categorie di appartenenza sono stati Luigi Giuliana, Alberto Fiera Mosca, Mario Alba, Ivano Nicolosi e Paolo Lazzara. Adesso si attendono le premiazioni ufficiali con la FIDAL. Siamo in chiusura per questa edizione, grazie come sempre per essere stati con noi.